Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pentiment. Io sono Glacial Sphere e in questo gameplay walkthrough che sto portando del gioco dall'inizio alla fine, tutto in 4K, su PC, siamo arrivati ormai verso la fine del terzo atto. Dobbiamo dipingere la parte finale del murale e per farlo dobbiamo acquisire informazioni sulla rivolta che c'è stata durante il secondo atto, quando questa Magdalene, la nostra protagonista attuale, era solamente una bambina, quindi non può ricordarsi come furono andate esattamente le cose. Quindi deve andare a parlare a coloro che c'erano già. Per esempio, Clara. Vediamo un po' se abbiamo ecco qua, la rivolta del 1925. Oz mi ha dato alcuni buoni suggerimenti per le indagini. Molti dei partecipanti e dei testimoni alla rivolta dei contadini vivono ancora a Tassing. Dovrei chiedere ad Agnes. Cosa ricorda? Il marito di Clara fu uno dei protagonisti, dovrei parlare anche con lei. Probabilmente molte persone si recheranno alla Manodoro per i preparativi della festa di Natale. Qualcuno avrà dei ricordi dell'accaduto, avete visto? Ok. Qua invece torniamo all'inizio. Nel frattempo, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Andiamo quindi a cercare Agnes e Clara. Allora, Agnes dovrebbe essere. Vabbè, già che siamo qui andiamo da Clara, che dovrebbe essere giù alla fattoria dei Gärtner. Intanto abbiamo visto che anche l'inverno è arrivato. Saranno dentro casa, giustamente, fa freddo. Gret, Clara e Ursula. Parliamo con Clara. Ciao Magdalene, pensavo che oggi saresti stata al lavoro sull'affresco. Cosa ti porta qui? Ora sto lavorando alla sezione finale dell'affresco, quello sulla rivolta. Sta venendo bene, ma mi occorrono più dettagli. Io ero solo una bambina all'epoca, ma voi avete vissuto quell'evento sulla vostra pelle. Vorrei raffigurarlo nel miglior modo possibile. Mi piacerebbe sedermi con voi e chiedervi cosa ricordate della ribellione, se non è un problema. Ah, fu un periodo triste. Se ti aiuterà a commemorare coloro che abbiamo perso nella rivolta, allora sì, risponderò a qualche domanda. Nessun problema. Ero un po' più grande di te, Magdalene, quindi probabilmente ricordo di più. Naturalmente, Magdalene, ti racconteremo tutto ciò che desideri. Da mesi ormai sono impaziente di vedere l'affresco. Forza, siediti con noi. Ora che ti sei accomodata, cosa volevi sapere? La rivolta era in qualche modo collegata con l'altro omicidio avvenuto a Tassing? Oh, intendi l'omicidio del barone? No, non proprio. Ricordo solo che Andreas tentò di assumere il ruolo di paciere in entrambe le situazioni. Suppongo che fu proprio allora che le cose iniziarono ad andare male. Già, dopo la scoperta che il priore Ferenc era uno stregone, la gente non fu più così disposta a fidarsi dell'abbazia. A quel punto l'abate divenne più severo. Non gradiva il fatto che la morte del priore avesse indebolito il suo controllo su Tassing. Io continuo a pensare che il vecchio priore avesse maledetto la città. Fu allora che iniziamo ad avere problemi con il raccolto. Non saprei, ma le tasse, le restrizioni e il suo atteggiamento nei nostri confronti si inasprirono in seguito a quell'evento. L'unica cosa che potevamo fare era rassegnarci e sopportare, ma alla fine la misura fu colma. Pur con tutte queste restrizioni, la rivolta era davvero giustificata? Ho sentito storie contrastanti su come è iniziata. So che le cose andavano male per i contadini, ma ne è davvero valsa la pena? Oppure, pensavo che i contadini lanciarono un attacco ingiustificato contro l'abbazia e quindi fu necessario chiamare i Lanzichenecchi. Facciamo che le cose andavano male per i contadini. Non puoi ricordarlo, Magdalene, ma l'abate ci costrinse a patire la fame. Saremmo morti in entrambi i casi. Avendo perso così tanti uomini, divenne ancora più difficile occuparsi del raccolto e la carestia si protrasse, scusatemi, fino all'anno successivo. Abbiamo fatto tutto il possibile per evitare che si arrivasse alla violenza, ma il Signore aveva altri piani. Tutto ciò che volevamo era un accesso equo ai terreni comuni e delle tasse che ci lasciassero abbastanza per vivere, ma l'abate ci negò persino quello. Ricordo che ero sempre malata e affamata. Il nonno continuava a dire che non era sempre stato così. Stava andando tutto bene fin quando uno dei fratelli uccise Otto come rappresaglia per aver smascherato la profonda corruzione dell'abbazia. Sì, perché noi abbiamo accusato fratello Gui. Quindi loro credono che sia stato lui. Beh,
Mio marito non vuole lasciar perdere la questione. Volevamo tutti che fosse fatta giustizia. Gret, quando quel soldato venne a minacciarci, tutti i cittadini si ritirarono, tranne te e Ulrich. No, Clara, devo confessare di aver avuto anch'io molta paura, tanto che supplicai Ulrich di lasciar perdere la questione. Solo mio marito si schierò con i contadini. Ma perché tutti i contadini si ribellarono? Morirono così tante persone. Di certo dovevano essere consapevoli che la rivolta non avrebbe avuto successo, oppure. Papà dice sempre di essersi pentito di quella scelta, per questo voleva dipingere l'affresco. O anche, la rivolta avrebbe potuto avere successo se i contadini non si fossero tirati indietro? Facciamola prima. Padre Gernot era un uomo terribile. Cercava di ottenere il potere temporale invece di mettersi al servizio dei più umili. Padre Gernot chiamò i soldati per fermarci e questo spaventò i cittadini. A quel punto eravamo così affamati e desiderosi di giustizia poiché Peter si era davvero convinto che l'impresa fosse possibile. Ci furono altre discussioni, Ulrich e Andreas volevano la pace. Poi quel dannato mugnaio protesse quel bastardo con la tonsura. Ci ha sempre odiati, pensava di essere migliore di noi, vi ricordate il mugnaio? Lennart? Ursula, modera il linguaggio! Che c'è, mamma? È vero. Lennart ha persino sparato a Ulrich. Così, di punto in bianco. Gli sparò senza motivo? Esatto. Lennart aveva sempre odiato i suoi concittadini e non si faceva remore a sfruttare chiunque. Ma mio marito ha perseguito la pace fino all'ultimo. È stato un martire per noi. Penso che il mugnaio abbia sparato a Ulrich per vendicarsi, ma a quel punto Peter divenne inarrestabile. Avevamo perso troppo. La notte dell'incendio dell'abbazia fu terribile. E quando arrivarono i soldati, i nostri uomini lottarono per proteggerci, per proteggere l'intera Tassing, e molti morirono in quella battaglia. Ma almeno ci siamo sbarazzati dell'abate e di tutti quei monaci. Sì, e questo mi conforta, anche se solo in parte. C'è qualche eroe di Tassing che dovrei commemorare? Papà, senza dubbio. Peter aveva sempre voluto il meglio per Tassing, anche se agì in modo sconsiderato dando fuoco all'abbazia. Spero che tu possa ritrarlo nel modo migliore, Magdalene. Preferirei non parlare più di quella notte. Spero che tu abbia ottenuto da noi informazioni sufficienti per il tuo lavoro. Certo, grazie, mi lascio tornare al lavoro. Sono certa che l'affresco sarà bellissimo. Ok, quindi abbiamo speso un po' di tempo per parlare con Clara. Potremmo andare a parlare ad Agnes. Allora, qua possiamo parlare magari anche a Giorgio il Grosso, no? Quindi usciamo dalla fattoria. E andiamo a parlare ad Agnes. Andiamo qui sopra. E per arrivare al villaggio mi sembra che si vada di qui. Ecco qua, da qui si va al centro città. E qui dovrebbe esserci il forno. Forno degli Alben. Sei qui dentro, Agnes? No. Dov'è Agnes, secondo voi? Diamo un'occhiata allora al nostro libro. Mi sono intrattenuta con Clara, Ursula e Gret, aiutandole a preparare i costumi per il Perchtenlauf di stasera. Avevano molti brutti ricordi della rivolta, più che comprensibile considerato che il marito di Clara guidò gli insorti e fu ucciso dopo aver appiccato l'incendio all'abbazia. Devo andare a parlare con Agnes. Ma dov'è Agnes? Aspettate, Agnes era la moglie di... Forse qui negli Stenauer? È qui dentro Agnes? Eccola qua, trovata. Magdalena Drucarin. Non mi aspettavo di vederti oggi. Come sta tuo padre? Scusate, preferirei non parlarne oggi. Non c'è problema, cara. Anche dopo tutto il dolore e le malattie di cui sono stata testimone, a volte è difficile sopportare. Allora, possiamo esserti utili in qualche modo, cara? Avrei un piccolo favore da chiederti. Oh, forza allora, sputa il rospo. Se non è troppo disturbo, vorrei che tutte voi mi raccontaste quello che ricordate della rivolta. Ho quasi completato l'affresco, ma mi occorrono più dettagli. Ero così piccola che non ricordo molto di quella notte.
Oh, per quel tuo progetto alla Rathaus. Temo che non avrò granché di positivo da dire sulla questione, ma va bene. Vieni a sederti, Magdalene. Non preoccuparti di aiutare con le ghirlande. Mi ci sono voluti anni per portare la tecnica all'altezza delle aspettative della mamma. È meglio se non aiuti affatto. Bah, sei sempre stata brava, Brigita. Guardate, tutte invecchiate tantissimo, tra l'altro, loro. Giustamente. Allora, Magdalene, cosa hai bisogno di sapere per completare l'affresco? Vorrei sapere di più sulla rivolta. Sembra così importante, ma nessuno ne parla mai. Ricordo solo l'abbazia in fiamme, ero troppo piccola. Quale parte della rivolta? Quella in cui l'abate ci buttò fuori dalle nostre case facendoci morire di fame? L'omicidio di Otto? Dubito che sarebbe un buon soggetto per un dipinto. Sembra che l'abate di Kersau non fosse in ottimi rapporti con Tassing, oppure pensavo che l'abate di Kersau stesse agendo secondo i suoi diritti, o anche pensavo che ci fosse stato un tentativo di dialogo con l'abate. Vai. Sì, fino a quando Otto non fu ucciso. A quel punto i monaci si rinchiusero nella biblioteca dell'abbazia. Nel frattempo, quel bastardo di un abate si preoccupava solo di quanti Fanning riusciva a spillarci. Brigitta, non dimenticare di piegare le estremità verso l'interno, non deve sembrare un riccio di Natale. Dammi il tempo, mamma. Me la cavo a prendermi cura di Kraft e Martin, no? E allora posso fare anche questo. Sì, beh, da quando è morto tuo padre non ho più nessuno da tormentare oltre a te e tuo marito. Infatti ringrazio Dio di avere ancora voi due. Su via, concedi a un'anziana qualche vizio. In casa dei Gärtner c'era un'atmosfera un po' triste. Jorg si chiude sempre in se stesso in questo periodo dell'anno. Come mai? Credo sia perché la famiglia è molto provata da quando Peter è morto. Tassing ha perso molte persone nel corso degli anni e i giorni di festa e le celebrazioni lo rendono più difficile da sopportare. Parli della rivolta, giusto? Rivolta, gli omicidi, quello sciocco di Andreas doveva sempre immischiarsi in tutto. Non ha aiutato granché, se vuoi il mio parere. Andreas Mahler, il minatore? Pensavo che fosse amico di mio padre. Lo era, ma non posso criticare tuo padre per questo. Il maestro Mahler era un uomo interessante. Si era già immischiato abbastanza negli affari di Tassing dopo l'omicidio del barone e aveva più influenza di quanto credesse. Potevo capirlo la prima volta, voleva salvare quel vecchio monaco. Oserei dire che lo vedeva come una figura paterna. Ed è stato dimostrato che il priore era uno stregone, quindi suppongo che il minatore abbia fatto del bene a Tassing in quell'occasione. Penso che Wojtyla potrebbe essere l'unica persona rimasta Tassing in grado di ricordarsi del vecchio priore. I problemi iniziarono allora, secondo me. Gli abitanti della città videro che un monaco era stato ucciso e l'abate era furioso. Poi ci fu la rivolta. E Andreas Mahler ricomparve quasi il giorno esatto dell'omicidio di Otto. La rivolta ha portato a qualcosa? Papà dice sempre che gli abitanti della città non hanno sostenuto abbastanza a lungo i contadini. Ho sempre sentito dire che quella notte è stato un massacro, perché nessuno ha fermato i contadini? Infatti, erano in rivolta, avevano appiccato il fuoco all'abbazia, cos'altro si poteva fare? Credo che quello che è accaduto non sarebbe dovuto accadere. Ho capito fin dall'inizio che la rivolta era una cattiva idea. Ormai il vecchio Wojtyla è rimasto l'unico a sapere cosa sia successo all'interno della vecchia chiesa, prima dell'incendio, e dobbiamo andare a parlare con Wojtyla, palese. Alcuni sostenevano che le cose erano sempre andate male e che la violenza era l'unica soluzione, ma non era vero. La vita è peggiorata con il passare degli anni, non era così quando ero bambina, nemmeno ai tempi dei miei nonni. Certo, l'abate derubava i cittadini e i contadini soffrivano, ma addirittura scagliarsi contro la chiesa? Ma come hai detto tu, la situazione non era sempre stata così tragica. Abbiamo lottato per porre fine ai torti subiti. Una lotta insensata. E pensare che ho fatto nascere una bambina. La tua amica Esther, appunto, durante tutta quella faccenda. Esatto, i Sommerfeld erano in città a causa di tutte le rivolte che c'erano allora. I suoi genitori non potevano tornare a casa. Sia lodato Dio se è arrivata a casa. Una bambina per strada in quei giorni? Un miracolo, dico io. Ma alla fine le cose sono migliorate, no? Anche se sono morte così tante persone, non mi sembrano migliorate. Beh, la rivolta non è stata un fallimento completo, no? L'abate e i monaci se ne sono andati. L'abbazia sarà anche stata distrutta, ma Tassing ha solo cambiato un signore per un altro. I contadini erano così arrabbiati per le presunte ingiustizie inflitte loro dall'abate che pensavano di poter rimediare con altre ingiustizie.
Poi l'abbazia prese fuoco e scapparono tutti, ma a quel punto i soldati erano già arrivati per fermarle. Beh, cosa può fare una persona contro una folla armata di torce? Quel soldato tentò persino di avvertire Peter, ma nulla avrebbe potuto fermarlo oltre l'acciaio. Quindi la situazione non è migliorata, neanche un po'? No, non per come la vedo io. L'attuale signore è severo tanto quanto lo era l'abate e minaccia di usare la forza a ogni occasione. Così va la vita. Si può lottare e morire per ottenere qualcosa per poi scoprire che in realtà nulla è cambiato. Che tu decida di combattere o lavorare non cambia niente. Alla fine tutti soffriamo la fame e moriamo. I defunti sono più fortunati. Sono morti credendo di aver cambiato qualcosa. Noi invece siamo bloccati qui, nella dura realtà. Questa è l'unica realtà che tu abbia mai conosciuto, Magdalene. Ci sei abituata, come tutti noi. Grazie per aver condiviso la tua storia con me. È importante condividere la nostra sofferenza con le generazioni più giovani. Forse loro riusciranno a cambiare qualcosa. Buona fortuna con l'affresco, Magdalene. Buona fortuna, Magdalene. Ok, passa dell'altro tempo. E dobbiamo andare a cercare Voice là fuori. Dobbiamo dare seguito a questa cosa. Assolutamente. Usciamo da questa casa. E dove potrà essere Voislav? Dove potrà essere? Andiamo verso l'abbazia, magari. Andiamo a vedere verso l'abbazia. Cerchiamolo. Magari dentro la chiesa? Non sei qui dentro Voislav, eh? Oppure se qui dentro c'è solamente Padre Thomas. C'è nessuno qui dentro, perfetto. Allora, usciamo. E andiamo a vedere. Perché non abbiamo ancora capito dove abiti, Voislav. Abbazia inferiore. Magari qui nella foresteria? Nope. Casa dell'abate è chiusa, giustamente. Tocca cercare Voislav, ragazzi. Non posso andare. Non potrò fare visita alle Clarisse per un po' di tempo, quindi non è da questa parte, ok. Non penso sia nella foresta, sinceramente, Voislav. Allora andiamo a vedere nella zona mulino. Qui nella casa dei Müller. Non penso sia qui, però diamo un'occhiata. Abbiamo Urlich e Andreas. Parliamo con loro, adesso posso parlarci? No, peccato. Anna Paul. Non posso parlare con nessuno di loro. Va bene. Torniamo alla casa dei Drucker. Magari può essersi stabilito qui sotto. Il buon Voislav. Qui non posso entrare. Di qua non posso andare. È qui sotto, no? No, nemmeno. Lì è proprio stata abbandonata la casa. Qui nella fattoria De Bauer non posso entrare. La fattoria De Gärtner ho già visto quello che dovevo vedere e non c'era Voislav. Qui non posso entrare. Abbiamo quasi girato tutta la città in realtà, eh. Manca poco, entriamo qui. Qui abbiamo Eva, Tiri il giovane, Cristina, ma nessuno. Possiamo parlare con Cristina? Davvero? Hai visto le rane domenica? Credo che le abbiano viste tutte, Cristina. Saltellavano per tutta la chiesa. Non ne avevo mai viste così tante tutte insieme. Padre Thomas era davvero infuriato, ma secondo me era divertente. La mamma dice che sono stati gemelli e che sono un esempio di bambini che non seguono i 10 comandamenti. Tua mamma ha ragione, Artemis e Apollo si cacciano sempre nei guai. Non onorano i loro genitori. Padre Thomas li ha sgridati e anche la signora Gertrude Erin. Si cacceranno nei guai con Dio? Gli unici guai li avranno con i loro genitori e con Padre Thomas. Non credo che a Dio importi delle rane in chiesa. Oh, bene, mi stanno simpatici. Anche se gli adulti li sgridano sempre. Anch'io a volte vengo sgridata dalla mamma quando faccio qualcosa di male. Per questo cerco di ascoltarla, di comportarmi bene e dire le preghiere. Sei una bimba intelligente, Cristina. Grazie Magda, me lo dice anche la mamma. Ok, non possiamo parlare con loro, va bene, quindi usciamo. Dove sarà Voislav? Allora, qui abbiamo già dato un'occhiata.
abbiamo visto tutto e non c'è. Andiamo verso la casa dei Drucker. Poi andiamo nella zona nord del villaggio. Ma prima entriamo qui nella casa, a casa nostra. Anche se non penso che lui possa essere qui, sinceramente. Quindi no, usciamo. Allora. Qui abbiamo già controllato tutto. Allora penso possa essere nella zona nord. Oppure nella locanda. Ma andremo a vedere anche nella locanda poi. Zona nord. Vediamo se è qui. Tipo nella casa dell'Isenkopf. Questi si sono spostati. Posso parlare con loro? Con Balthasar, sì. Che si vede, la signorina Magdalene? Ciao Balthas. Salve Ignazio. Come procedono le tue invenzioni, Balthas? Oh, molto bene, grazie. Stavo giusto mostrando a Ignazio come funziona l'orologio della Rathaus su uno dei miei prototipi più piccoli. È davvero un processo incredibilmente affascinante. Non avrei mai creduto che un solo uomo potesse creare qualcosa di così complesso. Beh, devi tenere conto anche dell'aiuto di Endris per la forgiatura dei componenti e di Oz per la realizzazione del telaio di supporto, infatti. È vero, vero. Il loro aiuto è stato fondamentale per montare e far funzionare l'orologio. Sì, ma sei stato tu a programmare l'ora, Balthasar, e sei tu a garantire che l'orologio continui a ticchettare. Questa modesta città alpina ti limita troppo. Dovresti davvero venire con me a Genova? Oh no, ormai sono troppo radicato qui per fare una cosa del genere, Ignazio. Allora sarò costretto a tornare ogni anno per mettere ordine nei tuoi conti. E nel mentre continuerò a lodare il tuo genio. Alcuni di noi già ci provano. Avete proprio ragione, è davvero troppo modesto. Visto? L'intera città la pensa così. Ad ogni modo, che ne dici di rimetterci al lavoro, Balthas? Ah sì, certo. Devi scusarci, Magdalene. Siamo piuttosto impegnati al momento. Ok. Quindi niente da fare anche qui. A questo punto penso possa essere davvero alla locanda. Diamo un'occhiata anche qui nel dottore. Non c'è il dottore? Strano, il dottore non è in casa. Allora entriamo nella Rathaus. Magari c'è qualcuno qui dentro. No, non sembra esserci nessuno. Tra l'altro guardate i murali che abbiamo già fatto, che sono coperti, quindi non li possiamo vedere fino alla fine. Ok, a questo punto andiamo alla locanda della Manodoro, l'unica zona che non abbiamo ancora visto. Penso che sia lì a questo punto, eh? Cioè non può essere da altre parti. Sì, perché non penso proprio possa essere nella foresta, sinceramente. Allora, qui abbiamo Alexander, Kazimierz, sono nuovi. Eccolo qui, Wozilaf. Trovato l'infamella. Vai, parliamo con lui. Dio ti benedica, Magdalene. Salve, Wozilaf. Ho una strana domanda da porti. Sì? Mentre esploravo l'abbazia per le ricerche sul murale, mi sono imbattuta in alcuni gatti randagi. C'erano tanti gatti ai tuoi tempi? Ah, sì, effettivamente me ne ricordo parecchi. Ci sono sempre stati dei gatti intorno all'abbazia, ma un'estate cominciarono a mendicare cibo. Piccole creature insistenti. Fratello Lucas giurò di non aver mai dato loro da mangiare, ma ho i miei dubbi. Beh, sembra che l'abbazia sia diventata la loro nuova casa. Ah, buon per loro. Almeno qualcuno continua a fare buon uso di quel vecchio rudere. Ti ringrazio per avermelo detto, Magdalene. Stammi bene, Wozilaf. Ok, sì, ma io vorrei scoprire il mistero dei gatti. Sì, grazie, ma volevo parlare con lui riguardo l'altra roba. Parliamo con Yutta, allora. Ah, ciao Magdalene. Ah, forse devo parlare con tutti loro insieme, ok. Ciao Magdalene, com'è il tempo? Siamo rimasti chiusi qui dentro tutto il giorno a occuparci dei preparativi per la festa. Fresco e pungente, il clima perfetto per una passeggiata. Insomma, più freddo del solito, sono contenta di essere finalmente al chiuso. Non ricordo un freddo simile da decenni. Di certo ci sono state più nevicate. Almeno siamo qui dentro, dove possiamo tenere le dita al calduccio. Faresti meglio a tenere le dita fuori dal mio impasto, Mastro Bauer. Io non ho fatto niente. Hai infilato i mignoli nel mio impasto almeno 3 volte oggi. Fallo di nuovo e ti colpirò sulle nocche con il retro del cucchiaio. Non fare arrabbiare la signora Matilda, Simon. Sì, signore, mi dispiace, signora Matilda. L'impasto
L'impasto deve bastare per preparare i biscotti per l'intera città. Non puoi mangiartelo tutto. Ad ogni modo, a cosa dobbiamo questa visita, Magdalene? Speravo potessi raccontarmi quello che ricordi della rivolta, perché io ero troppo piccola per averne memoria. Sembra che non ne parli mai nessuno, e voi due, signora Matilda e maestro Voislav, siete gli unici qui in città che si trovavano nell'abbazia in quel momento. Gli unici che sono rimasti, perlomeno. Io e Matilda eravamo in buoni rapporti con le persone della città. Dopo un po' di tempo ci siamo lasciati la faccenda alle spalle. Come puoi immaginare, gli altri fratelli non avevano molte ragioni per rimanere. Il vecchio Edoc è sopravvissuto. Penso che padre Gernot abbia pagato per permettergli di tornare in un'abbazia in Cornovaglia. Non so bene cosa ne sia stato degli altri. Ogni modo, se ne sono andati tutti. Forse Edoc è sopravvissuto per il fatto che noi gli abbiamo dato la medicina. Invece, se noi non facevamo quella missione secondaria, diciamo, non dandogli la medicina, lui ci avrebbe raccontato che Edoc sarebbe morto, magari. Ma l'intera faccenda è un argomento delicato, Magdalene. Perché me lo chiedi? Nell'affresco della Rathaus voglio onorare tutti coloro che hanno combattuto per la rivolta. Vorrei rappresentare l'accaduto in modo veritiero nell'affresco, quindi sto cercando di ottenere resoconto di ognuno. Questo. Ti dirò ciò che ricordo, ma solo perché desidero vederlo rappresentato correttamente. Aspetta, Magdalene, vieni qui. Prima aiutami a fare la forma ai biscotti, almeno non rimarremo indietro mentre chiacchieriamo. Ti saremo grati per l'aiuto. Anche io devo fare pure i biscotti. Allora, Magdalene, ritaglia i biscotti dall'impasto e mettili da parte in modo che Simon possa disporli su un vassoio. Avremo bisogno di molti biscotti di tante forme diverse, perciò non esitare a cambiare stampo. Dovranno bastare per l'intera città dopo tutto. Ok, X seleziona. A premi. X seleziona. Ah, ok, va bene. Attacca. Poi. Sì, ma come faccio a... così, ok. Tac. Taglia. Ok. Va bene. E questo, vai. Quanti ne devo fare esattamente? Bene, faccio un po'. Facciamone un bel po'. Poi prendiamo questo. Posso... riesco a farne un altro qui? No. Andiamo di questo allora. E se riusciamo a incastrarli un po', effettivamente se ne riescono a fare di più. Tipo tu qui. Vedi, ce ne sta un altro. E tipo anche qui, no? Probabilmente facendoli tutti con i rombi. Sarebbe il modo migliore di farle, vedete? Con i rombi praticamente puoi sfruttare lo spazio al massimo. Puoi farne tipo 350 miliardi con i rombi. Tac. Tanto il cerchio l'abbiamo già usato lì, nel caso in cui ci chieda appunto di usarne di più. Dai. Dai, fallo anche qui, infame. Niente. Forse qui lo faceva? No. Devo ruotarlo un po' meglio. Dai, ma qui davvero non ci sta? No, proprio non lo fa più. Ok, direi che ne abbiamo fatti abbastanza. Potremmo prendere magari ancora l'uccellino e ruotarlo un po' per farcelo stare qui. Magari qui sotto. Guarda che ce ne sta un altro. In verticale. Dai, non ci sta. Qui ci sta, ok. Vabbè, dai, direi che ne ho fatti abbastanza. Chiudiamo. Hai finito? Oh, ce ne sono così tanti della stessa forma. Lasciami riprovare. Ah, ok. Bene, non dimenticare, abbiamo bisogno di molti biscotti di tutte le forme, quindi non limitarti a una sola presa. Che devi usarle tutte, quindi, ma tante, non puoi farle solo le stesse, ok? Altrimenti magari non è contenta. Allora, facciamo così. Uno. Poi.
Poi, due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. E otto. Poi prendiamo il cuore. Lo facciamo. Uno. Due. Tre. Dai, quattro. E qui non ci sta. A meno di girarlo. Magari ci sta girandolo. Così. Dai, di poco, eh. Di poco non ci entra sto infamella. Vabbè, lasciamo giù il cuore per ora. Andiamo poi di rombo. Ci sta qui? Andiamo di rombo qui sotto allora. Tre cuori. Uno. Due. Tre. Quattro. Sopra davvero non c'è stato niente. Peccato. E ne possiamo mettere un altro qui. Cinque. Poi prendiamo il cerchio. Cerchiamo di sfruttare anche gli spazi qui sotto con il cerchio. Sì, cosa l'ho dovuto fare il cerchio, scusami. Uno. Due. Tre. Quattro. Ok. Il cerchio è troppo grosso. Adesso riesco a mettere un altro rombo qui. Dai, no, non lo fa. Peccato. Di rombi ne ho già abbastanza. Posso mettere altre cerchie. Un bel cerchio qui. Oppure direttamente qui. Dai, stampiamo. Vai. Ok. E altri cuori. Ecco qua. Dovrebbe essercene abbastanza, no? Hai finito? Hanno un aspetto fantastico, grazie. Abbiamo preso pure l'obiettivo, ricava biscotti sufficienti per tutti i partecipanti alla festa di Natale. Infatti prima avevo sbagliato a farne tutti uguali. Puoi farne altri se vuoi, ma direi che ne abbiamo già abbastanza. No, credo che ora possano bastare. Grazie dell'aiuto, Magdalene. Faremo meglio a continuare se vogliamo avere tutto pronto per la processione di stasera. Allora, cosa vuoi sapere, Max? Ho sentito dire che i Lanzichenecchi giunsero in città prima della rivolta e avvertirono i cittadini di lasciar stare l'abbazia. Perché nessuno prestò loro ascolto? Erano soldati addestrati e uccisero moltissime persone. L'abate pensava davvero che le minacce avrebbero funzionato? Padre Gernot ci minacciava di continuo. Se non avessimo pagato l'affitto, si sarebbe preso la nostra terra, o il bestiame, o qualcos'altro. Minacciò persino di scomunicarci se non avessimo smesso di ascoltare Otto. Certo che pensava che avrebbero funzionato. È vero che l'abate vietò l'accesso al santuario e minacciò di scomunicarci tutti, ma neanche lui sapeva dell'arrivo delle Anzichenecchie. Padre Gernot non ha mai minacciato di usare la violenza. Quando arrivarono i soldati non c'era molto che potesse fare. Alcune persone volevano parlamentare. Il maestro Mahler lavorò sodo per mantenere la pace, ma dopo che Otto fu ucciso. Oh, Andreas, un vero peccato che sia morto in quel modo. Al monastero l'avevamo preso a ben volere. Clara ha detto che lei e gli altri contadini la pensavano allo stesso modo. Mio padre dice che ha avuto un ruolo fondamentale nell'impedire che la rivolta sfuggisse di mano. Rimpiange di non essersi schierato al suo fianco. Già, Andreas e l'abate cenarono insieme per tentare di discutere alcune cose, credo. È un peccato che non siano riusciti a trovare un accordo. Sì, Andreas ha fatto del gran bene a Tassing e anche a Kirsau. Anche se il vecchio abate si rifiutava di ammetterlo. Ha persino svelato la corruzione che si annidava tra noi. Il vecchio priore Ferenc praticava la stregoneria in seno alla chiesa. Sono ancora addolorato per la sua morte nell'incendio dell'abbazia. So che anche tuo padre la pensa come me, Magdalene. Ma la rivolta in generale non fu giustificata? Sì, penso di sì. Non potevamo nemmeno raccogliere legna o cibo nei boschi senza pagare una tassa.
Papà continuava a dire che le tasse, sempre più alte, avevano reso la vita insostenibile. La notte in cui Otto morì, l'abate stava cercando di scomunicare tutti quanti per aver festeggiato la vigilia di San Giovanni. Molte persone pensarono che fosse stato ucciso dall'abate per vendetta. Alla fine, invece, si è scoperto che il responsabile era fratello Gui, che sottraeva fondi all'abbazia. Comunque, dopo che Otto e Ulrich, quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Anzi, comunque, dopo Otto e Ulrich, quella fu la goccia che fece traboccare il vaso. Così bruciammo il mulino, con quei due bastardi all'interno. Mio padre disse che questo avrebbe messo fine alla questione. Papà sosteneva di poter pagare l'abbazia direttamente con i raccolti, ma l'abbazia lo proibiva. In questo modo eravamo costretti a pagare la tassa del mugnaio. Lennart chiedeva sempre più soldi per poter usare quello stupido mulino. Perché non avremmo potuto pagare direttamente con i cereali? L'abate promise di aiutarci se Andreas avesse scoperto chi aveva ucciso Otto. Volevamo soltanto parlare. Non è appena detto che avevate dato fuoco al mulino? Ma l'abate ordinò ai Lenzichenecchi di fermarvi? Quindi non era previsto che qualcuno bruciasse l'abbazia, infatti non era previsto. Perché mai avremmo dovuto farlo? Volevamo ottenere giustizia, non commettere un omicidio. Peter perse il lume della ragione. Un conto era Lennart, che aveva appena ucciso Ulrich, ma bruciare l'abbazia. Ma quando i Lenzichenecchi videro le fiamme, pensarono di trovarsi di fronte all'ennesima rivolta della zona. Neanche noi all'abbazia riuscimmo a fermarli, siamo fuggiti tutti. Fratello Florian cercò di salvare quante più persone possibile, ma fratello Florian era il medico dell'abbazia. Peter sbagliò a bruciare l'abbazia, ma ciò che fecero i soldati fu orribile. Papà morì per proteggermi, lo pugnalarono al petto. Non ricordo nemmeno cosa indossasse, ma ricordo com'era scuro il suo sangue quando lo trovammo. Era appiccicoso e quasi nero, come melassa. Papà colpì al volto uno dei soldati, ma ce n'era un altro proprio lì vicino e... Magdalena, possiamo chiudere qui questa questione? Questa discussione? Sì, certo, mi dispiace, non intendevo turbarvi. Grazie, Magdalena. A volte è difficile parlarne, sai? In bocca al lupo, ci vediamo più tardi alla processione. A dopo. Ok, abbiamo quindi parlato con tutte le persone che a quanto pare si ricordavano della rivolta e vediamo ora cosa dobbiamo fare. Dovremmo essere pronti per l'affresco. È ora di andare al villaggio per il Perchtenlauf. Andiamo. Andiamo al villaggio. Di nuovo è notte, tra l'altro. Eccoci qui. Cristo, si muore di freddo. Chiudi il becco, ragazzo. Facciamo questo festival tutti gli anni. Startene qui 5 minuti non ti ucciderà di certo. Bravo, vecchio Peter, diglielo. Oh bene, ce l'hai fatta, Magda. Iniziavo a temere che ti saresti persa la processione. Non mi perderei il Perchtenlauf per nulla al mondo. I costumi sono semplicemente troppo meravigliosi per non venire ad ammirarli, non è vero? Ricordo che le maschere mi spaventavano quando ero piccola. Shh, sta iniziando! Oh, Artemis è davvero adorabile. Mi piacerebbe essere la santa luminosa un anno e condurre tutti i demoni nel bosco. Quelli sono gli unici ragazzi che ti verranno dietro, Artemis. Apollo, smettila! Scusa, mamma. Cristina, li vedi, Perchten? Che paura! Non mi piace! Shh, Andreas, va tutto bene, sono solo dei costumi. Delle grandi maschere indossate dai nostri vicini, ricordi? Che freddo! Magdalena, preferiresti essere la Santa Luminosa o uno dei Perchten? Oh, uno dei Perchten, sono così spettrali. Credo che quelle maschere siano soffocanti, ma sarebbe divertente partecipare. Avrai la tua occasione, non temere. Tassing celebra il Perchtenlauf. Da che ho memoria. Qui in città tutti hanno già partecipato alla processione in passato. Beh, tranne voi ragazzi. Vorrei che papà potesse essere qui. Assisterà a quello dell'anno prossimo sicuramente. Proprio. E potrei raccontargli tutto una volta a casa. Stupendo, come sempre. Maledettamente interminabile, come sempre. Beh, almeno dopo si mangia. Ecco, bravo Jorgli Grosso che conclude nel miglior modo possibile questo dialogo. Oh, ehi, Max. Ecco che ci prova con noi. Ci
Magda, oh, al diavolo, Max. Ce l'hai fatta. Per un attimo ho temuto che ti saresti persa al divertimento. Buon Natale, Max. Sei proprio una mammoletta, Oz. Non posso essere interessata a qualcuno che non regge l'alcol. Ah, oh, Cristo, lasciami stare, Max. È Natale. E poi non è colpa mia se non sono grosso come Jorg. Lui ha già bevuto tre birre. E pare che Alexander e Katz suoneranno qualcosa. Oh, spero che suonino Cristo è nato il giorno di Natale. È la mia preferita. Hai dimenticato il nome di Kazimierz? O affibbi soprannome a tutti stasera? No, dai, poverino. E quale sarebbe? Oz, la cantiamo ogni anno. Le cantiamo tutte ogni anno, Max. Non riesco più a distinguerle. Ok, suonano. Canzone di Natale. Tra l'altro ormai è pure dicembre, quindi siamo in tema. Ehi, ascoltate tutti, Jorg vorrebbe parlare. Sì, grazie Veronica. A nome del Consiglio Cittadino vorrei ringraziare tutti voi per essere qui stasera. Discorso, discorso. Ci sto arrivando. Quest'anno è stato difficile per tutti noi. A memoria d'uomo non c'erano mai state nevicate peggiori a causa delle gelate precoci che abbiamo avuto un raccolto ridotto. Meno male, no, meno persone hanno attraversato il passo rispetto agli altri anni. Nico, tu hai avuto pochi clienti e a noi tutti è mancato il commercio. Alexander e Kazimierz siete stati trattenuti dal vostro viaggio. Gnazio, la neve ti ha impedito di tornare a casa. E so che abbiamo tutti sentito la mancanza di Klaus in città durante questi mesi in cui è stato costretto a letto, ma c'è anche il Lercio da qualche parte, lui l'ha lasciato magari fuori. Non mi sembra di vederlo il Lercio, peccato. Eppure il Signore ha fatto sì che ci fossimo l'uno per l'altro e ci ha benedetto in questa serata con ospiti allegri e buona compagnia. Bravi, amen. Rendiamo grazie a Dio, che Dio lo benedica. Anche se questa stagione è stata dura, Dio sa che abbiamo comunque molti motivi per festeggiare questo Yule. Enris, hai creato strumenti di cui non avremmo potuto fare a meno. Ho solo fatto il mio lavoro. Dottor Stolz, ci avete mantenuto tutti in salute? Questo dimostra la mia esperienza, Jorg, dato il clima così crudele. Pensavo fosse un discorso del consiglio, non per il consiglio. Sai com'è Werner? Non resiste neanche un giorno senza qualcuno che lo elogi. Magdalene, tu hai dipinto l'affresco per noi. Grazie a tutti per avermi affidato questo compito. Ho fatto del mio meglio per onorare la storia di Tassing. Nonostante alcuni dubbi sollevati dal Consiglio Cittadino, sono felice di comunicare che l'affresco è quasi finito. No, dai, non siamo stronzi, siamo anche qui a Natale. Alexander e Kazimierz, avete diffuso il buon umore nelle prime notti d'inverno? Il piacere nostro, davvero? Inoltre, questa sera in particolare, dovremmo ringraziare Baltas per aver prodotto una birra così deliziosa per tutti noi. Urrà! Evviva Baltas! Ben detto, che Dio lo benedica! No, no, vi prego. Gnazu mi è stato di grandissimo aiuto. È tutto merito suo, dico davvero. Oh beh, grazie, grazie. E grazie al nostro Signore che ci ha gentilmente offerto questo banchetto. Che il Signore lo protegga, sì, grazie alle sue tasche gonfie, alla sua salute. Kazimierz e io suoneremo più tardi, quindi venite pure a richiederci delle canzoni se ne avete qualcuna in mente. Canta l'amante del pastore, diamo il via alle danze. Beh, questo è tutto. Se posso, Jorg, vorrei benedire questo lauto banchetto che il nostro Signore ci ha offerto. Certo, padre. Siamo qui riuniti in questo giorno per celebrare la nascita del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Come il nostro Signore terreno ha provveduto a noi con questo pasto, allo stesso modo Cristo ci ha donato il pane della vita. Quindi vi chiedo di unirvi a me in preghiera. Benedici noi, o Signore, e questi tuoi doni che stiamo per ricevere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Tutti che dicono Amen. Per favore, gente, so che Baltas ha prodotto una birra eccellente per festeggiare il Natale, ma ricordate che la temperanza è una virtù. Festeggiate Gesù bambino come se la sua mangiatoia fosse qui con noi. Il punto non era che non c'era posto nelle locande? Socchiudi gli occhi in modo interrogativo. Buon Natale a tutti!
Finalmente si mangia. Ok. Vai, pure la festona qui di Natale. Ecco Thomas che se ne va. Sospettino. Parliamo con Eva. Magdalene, finalmente sei venuta a salutarci. Cosa vuoi, Oz? Volevo soltanto salutare Max, Cristo. Modera il linguaggio, Oz. Sì. Salve, Magdalene. Buon Natale, Eva e Till. Magdalene, che piacere vederti. Come va quell'affresco nella Rathaus? Ho sentito dire che l'hai quasi completato. Giusto, l'ultima volta che ne ho sentito parlare stavi ancora lavorando alla sezione centrale, quella sulla storia dei santi, non è vero? Ho completato quella sezione. Non è stato semplice scalare le vecchie rovine dell'abbazia, ma volevo dipingerla al meglio. Oh, ma le rovine dell'abbazia sono in pessimo stato. Mi sembra pericoloso. Ti sei avventurata all'interno della vecchia abbazia, Magdalena? Senza di me? Sei goffo, Oz. I tuoi piedoni mi avrebbero solo rallentata. Non ho i piedi grandi. Non ti preoccupare, anche tuo padre aveva i piedi grandi, Oz. Compensava in altri modi. Sono sicura che sarà lo stesso per te. In che senso compensava in altri modi? Oh mio Dio, mamma! Imbarazzante se queste battute te le fa tua madre davanti alla ragazza che ti piace, no? Beh. Chiaramente sai cavartela da sola, dal momento che sei tornata senza problemi. E poi ti avevo avvertita dei pericoli. Non che io ti abbia detto di andare a ficcare il naso laggiù, ovviamente. Comunque, Magdalene, cosa stai dipingendo ora sull'affresco? Ora che ho finito la fondazione dell'abbazia e la storia dei santi, sto lavorando alla sezione finale, quella della rivolta. Ho passato la maggior parte della giornata a chiedere alla gente come ricordava quella notte. Penso di aver esasperato Agnes. Esatto, allora avevi solo pochi anni. Dio, è passato così tanto tempo? Non dare peso ad Agnes, è sempre irritabile, ma non è mai veramente arrabbiata con nessuno. Tranne con i gemelli. Ha minacciato di picchiarli con il suo bastone per un mese dopo che loro gli avevano strappato. Dopo che loro glielo avevano strappato di mano, ricordi? Ah, beh, non resta veramente arrabbiata con nessuno a lungo. Ci sono voluti anni perché Tassing si riprendesse dopo quella notte. Grazie a Dio abbiamo fatto molta strada da allora. Otto sarebbe orgogliosa di ciò che è riuscita a fare questa città. Lo penso anch'io. Sai, Magdalene, penso che sarebbe particolarmente orgoglioso di te per come hai commemorato Tassing nell'affresco. Sarebbe entusiasta all'idea che tu diventassi parte della famiglia. Oddio, non voglio sposare Oz. Ah, ricordo di aver pensato la stessa cosa quando avevo la tua età. Il matrimonio sembra una prigione, quando sei così giovane. Sei una giovane donna capace, Magdalene, il matrimonio sarà la prossima tappa della tua vita. Dovremmo parlare con Klaus, ovviamente, ma tu e Oz siete una bella coppia. Fisserà a disagio. Ad ogni modo, non voglio trattenerti a parlare con noi anziani. Vai pure a divertirti e trascorri un buon Natale. Buon Natale, Eva e Till. Buon Natale, Oz. Buon Natale, Max. Loro stanno cercando in tutti i modi di farci mettere con questo Oz, in tutti i modi. Anche se noi lo rifiutiamo quasi ogni volta, praticamente. Buon Natale, Magdalene. Ti stai godendo la festa? A chi non piace una scusa per bere? Ah, a volte penso che la chiesa abbia indetto così tanti giorni di festa solo per permetterci di bere un po' di più. Bah, nessuno ha bisogno che la chiesa gli dica quando bere. È una questione che riguarda soltanto un uomo e il suo boccale. Se lo dici tu, vecchio, ma non farti sentire da padre Thomas. Ad ogni modo, come ha detto prima Jorg, è bello passare una notte in allegria e in buona compagnia. Mi sei sembrato titubante stasera, Jorg. Forse dovresti esercitarti a parlare in pubblico, ma no, poverino. Sì, hai tenuto un bel discorso, Jorg. Uè, grazie. A essere onesto, non sapevo cosa avrei detto fino a quando non ho iniziato a parlare. Erano tutti talmente impegnati a bere, ero preoccupato che nessuno avrebbe voluto ascoltare ciò che avevo da dire. Beh, a quello ho pensato io. Forse dovrei esserci io nel consiglio cittadino. Così qualcuno potrebbe attirare l'attenzione delle persone e prendere delle decisioni. Sei stata molto utile, Veronica. Soprattutto perché non mi aspettavo di tenere un discorso stasera. Davvero? Werner continuava a insistere perché qualcuno tenesse un discorso, così Paul ha detto che ero il più carismatico del consiglio. L'ha detto davvero? Beh, ha detto che io sarei riuscito a far arrabbiare il minor numero di persone possibile. E Baltas ha detto che è merito del mio carisma.
Un'interessante scelta di parole. A essere onesto, non avrei mai pensato che un giorno l'agente di Tassing mi avrebbe prestato ascolto. Ma hai sempre fatto parte del consiglio cittadino? Non abbiamo sempre avuto un consiglio, però. Fino alla notte della rivolta, in realtà, non mi ero mai sentito in grado di fare qualcosa di mia iniziativa, di essere me stesso. Amavo mio padre, ma quello che ha fatto, pensavo che avesse condannato la città. Sono successe tante cose terribili tutte insieme, nessuno può assumersi tutte le colpe. No, ma mio padre agì con violenza. Scelse di distruggere l'abbazia. L'ho sempre assecondato perché era mio padre. Pensavo che dovesse per forza avere ragione. Quella notte, per la prima volta, ho cambiato idea. Quella notte ho imparato che puoi lottare per una giusta causa, ma scegliere comunque il modo sbagliato per farlo. E ho giurato che non avrei mai più permesso che accadesse di nuovo. La rivolta ha scardinato tutto ciò che pensavo di sapere su Tassing e su me stesso. Ma sotto molti aspetti ha giovato a Tassing, e questo mi fa ben sperare. Che cosa intendi? Beh, il nuovo signore è severo, ma ci ha concesso un accordo. Il consiglio ci permette di governarci in autonomia. Per quanto mi sia lamentata oggi, Yorga ha ragione. La vita è cambiata a Tassing, e anche se i primi anni sono stati duri, ora stiamo meglio di prima. Nessun abate che ci guarda dall'alto in basso, che fa leggi stupide come pare a lui. Il nostro signore vive a giorni di distanza. Finché paghiamo le tasse, ci lasciano in pace. Artemis e Apollo vivranno una vita migliore della nostra. Non osare parlare male di mio figlio, ragazzino. Ti ha dato tutto quello che aveva. Dio conceda pace alla sua anima. Lo so, nonno. Quindi, anche se non eri d'accordo con lui, le azioni di Peter ti hanno permesso di avere una vita migliore. Il vero lavoro è stato compiuto nei giorni successivi alla rivolta. Ah no, non era Peter che stavo parlando, scusate. Mio padre sarebbe stato condannato a morte come ribelle e traditore se fosse sopravvissuto. Abbiamo lavorato duramente per assicurarci che i nostri morti non avessero sacrificato le loro vite invano. Ho fatto del mio meglio per rendere onore alla città e a papà. Sei proprio suo figlio. Lo hai reso orgoglioso, cazzo. Ragazzo, scusatemi. Grazie, nonno. Ero abituato a sentire parlarci da parte di Peter, che ho letto azzo. Scusa. Comunque, sto andando a prendermi un altro boccale. Qualcun altro vuole qualcosa? Sì, porta una brocca. Hai bevuto abbastanza, nonno. I tuoi umori potrebbero risentirne. È vero che c'era ancora la teoria degli umori all'epoca. Degli umori del sangue, se non sbaglio. Per me è un'altra, Yorga. Magdalena? Me ne prenderò un altro più tardi, grazie. Va bene, ci vediamo più tardi allora, Magdalena. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Ok, abbiamo parlato anche con loro. Piano piano dobbiamo parlare con tutti, eh. Vedete che possiamo parlare con tutti. Ah, signorina Magdalena, buon Natale. Buon Natale, Alexander. Buon Natale, Kazimierz. Vi state godendo la serata? Moltissimo. I biscotti in particolare. Non mangiavo un pan di zenzero così squisito da anni. Ci stavamo giusto preparando per suonare. Avevi in mente una canzone in particolare che vorresti sentire? Noi due insieme conosciamo tutte le canzoni di Natale da qui alla Spagna. Che ne dite di Che tu sia benvenuto, signore? Mi piace sempre In dulci jubilo. Che ne dite di Vengo dall'alto ai cieli? Sapete che queste due non saprei dire quali sono. Forse Che tu sia benvenuto, signore? Mi sembra di ricordare, facciamola prima, dai. Ah, un classico, la conosciamo bene. Una volta che io e Katz avremo suonato quello che abbiamo preparato, non mancheremo di suonare quella. Buon Natale a tutti. Dato che è Natale, io e Kazimierz volevamo condividere una canzone speciale con tutti voi, come un nostro dono. Godetevi lo spettacolo. In dulci jubilo, nun singet und seid froh, unsers Herzens Wonne liegt in Praesepio und leuchtet als die Sonne matris in gremio. Alpha esset o, Alpha esset o. Thank you.
Meraviglioso, semplicemente meraviglioso. Grazie, grazie, davvero. Tornate gentilmente alle vostre bevande, suoneremo tutta la notte. Buon Natale. Ok, continuiamo a parlare. Allora, andiamo da Anna. Salve Magdalene, buon Natale a te. Buonasera Magdalene. Buon Natale a voi. Ulrike e Andreas, salutate la signorina Drucarin. Ciao. Ciao. Su via, Andreas, non essere timido. Conosci la signorina Magdalene? Scusalo, Magdalene, non parla ancora un granché. Non c'è problema, c'è parecchio trambusto qui stasera. Sì, penso che Andreas si senta un po' scombussolato dopo il Perchtenlauf. Anche io avevo paura dei Perchten quando ero piccola. Un giorno ti vestirai anche tu da Perchten, Andreas. Non voglio essere un mostro. Non lo sarai, Andreas. Sarai solamente travestito da mostro. Giocano tutti a fare finta, come te e Ulrike. Anche io voglio essere un Perchten, con la testa pelosa. Shh, Ulrike, puoi guardare le maschere più tardi. Come ti è sembrato il discorso di Yorgo, Magdalene? Ci ha ricordato tutto ciò che abbiamo ancora e avevamo tutti bisogno di sentircelo dire. Considerato che Paul lo ha costretto a parlare all'ultimo momento, il discorso è riuscito bene. Beh, Werner ha insistito affinché qualcuno del consiglio facesse un discorso, ma io non ci tenevo particolarmente. Però Jorg gli ha reso giustizia. Puoi sempre contare su di lui quando si tratta di parlare dal cuore, specialmente dopo qualche birra. Sinceramente, penso che molti in città avessero bisogno di un incoraggiamento stasera. A Tassing non si era vista una stagione così rigida dalla rivolta. Già, scusate, è Natale. Non dovremmo rievocare tempi così tristi. Credo che nessuno riesca a evitare di pensarci, o almeno io non ci riesco. Penso che tu abbia ragione. La rivolta ha lasciato una cicatrice sull'intera Tassing, visibile anche dopo tutti questi anni. Tuttavia, c'è un vecchio proverbio latino che mio padre mi ripeteva sempre: Ignis aurum proat, miseria fortes viros. Il fuoco è la prova dell'oro, la sventura quella dell'uomo forte. Sì, esattamente. Senza dubbio, la rivolta ha peggiorato le condizioni di Tassing, ma vedere la città ora mi infonde speranza. Sei un artista, Magdalene. Di certo, anche tu hai colto il cambiamento. Intendi perché sto dipingendo l'affresco del Rathaus? Non saprei, con l'eccezione delle festività religiose, gli ultimi mesi sono stati desolanti. Oh, Magdalene, vedrai che la situazione migliorerà? Dio provvede sempre, indipendentemente dalla stagione. Anna ha ragione. Anche se alla rivolta è seguito un duro inverno, la vita è migliorata a Tassing. A essere onesto, spesso mi sento grato per la rivolta. Davvero? Oh sì, tu non puoi ricordarlo, ma la vita era terribile già prima di quella notte. La rivolta bruciò il legno morto che aveva fatto imputridire Tassing per decenni. Dio sa che mio padre era un uomo malvagio. La sua morte mi ha liberato da anni di paura. Infatti suo padre era il mugnaio, vi ricordate, Lennart? La rivolta mi ha dato il coraggio di affrontarlo, di diventare migliore di lui. Penso sia accaduta una cosa simile quando l'abbazia è stata distrutta. Se le cose fossero rimaste come erano, beh, dubito che stasera saremmo qui a festeggiare Yule in questo modo. Il prezzo da pagare è stato alto, ma ha portato tanta gioia quanto dolore. Non avevo mai considerato la rivolta da questo punto di vista. Grazie alla rivolta ho potuto sposare Paul e ora possiamo fornire grano ai contadini a un prezzo onesto. I nostri figli cresceranno liberi dalla paura che ha dominato tanti anni della mia vita. Nessun momento della vita è del tutto positivo o negativo, Magdalene. Ciò che conta è come decidiamo di considerarlo. Ma senza una prospettiva oggettiva, no, ma chi se ne frega? È uno splendido modo di vivere la vita, Anna. Di vedere la vita, Anna, ti ringrazio. Oh beh, l'ho imparato da uno dei sermoni di padre Thomas. L'ho fatto veramente mio quando è morto mio padre. Ma stasera non dimenticare di divertirti, va bene? Mamma, voglio un altro biscotto. Non urlare, tesoro. Perdonaci, Magdalene, a quanto pare abbiamo dei biscotti da prendere. Naturalmente, buon Natale a tutti voi. Buon Natale, Magdalene. Ah, dai discorsi che stanno facendo questa sera le persone, sembra quasi che in realtà la rivolta non sia stata del tutto negativa, eh? Possiamo parlare ancora a Jorg. Andiamo però prima a parlare ad altre persone, tipo qui sopra. Dato che qui non c'eravamo ancora stati. Werner, direi di lasciarlo per ultimo perché mi sa che dice qualcosa di succoso. Andiamo da Andris.
che è un po' più secondario. Buon Natale, Magdalene. Magdalene cara. Buon Natale, Magda. Ah, qui ci sono anche Wojciech e Matilda. Vi state godendo la festa? È assolutamente fantastica. Un pasto abbondante e un boccale della nuova birra di Baltas. È tutto ciò che un'anima potrebbe desiderare. È tutto ciò che la tua grossa pancia potrebbe desiderare. Sono come Dio mi ha fatto nella sua infinita saggezza. Bella scusa, Wojciech. Anche gli antichi greci sapevano che la sfera era una forma estremamente importante. Vedo che siete tutti di ottimo umore. Impossibile non esserlo guardando tutte le famiglie qui riunite stasera. Le risate dei bambini che corrono in giro, l'amore che unisce una comunità. È una vera benedizione. È certamente meglio di tutte le discussioni. È bene trascorrere momenti come questi per rendersi conto che siamo importanti gli uni per gli altri. Ben detto, tesoro. Che dire? Ti ringrazio. A noi quattro. Prost. Sono così felice di averti sposato, Enris. Il giorno in cui ho avuto l'ispirazione di venirti a trovare a Innsbruck è stato il giorno più importante della mia vita. Sarei stato davvero solo senza di te. Ah, l'amore, finalmente. Sappiamo come ci si sente, non è vero, Wojciech? Il sentiero davanti a noi era pieno di cardi e spine, ma abbiamo resistito. Farei meglio a prepararti per questo, Magdalene. Ci saranno sempre delle spine lungo il sentiero. Farò il possibile. Non avrei problemi. Sei forte e testarda, proprio come tua madre. Lo spero. Bene, vi lascio tornare ai festeggiamenti. Stammi bene, cara. Goditi più che puoi questa notte. Te lo sei meritata. Che tu sia benedetta, Magdalene. Goditi la festa. Dio ti benedica. Ok, abbiamo parlato anche con Endris. C'era anche l'opzione per chiedere se c'era un figlio in arrivo, però non mi sembrava il caso, sinceramente. Che c'è? Buon Natale, Werner. Cosa c'è di buono? Sei ancora impegnato e no, no. Amici o parenti che si riuniscono per festeggiare? Famiglia, amici. Chi ha bisogno di quella merda? Per l'amor di Dio, Werner, tu. L'ho chiesto a te, Balthasar? No, no, siate allegri amici miei, bevete e siate allegri. Finalmente qualcuno con un po' di buonsenso. Voi due litigate da anni, non sarebbe questo il momento perfetto per risolvere i vostri disaccordi? No. Temo che quella possibilità sia andata ormai, Magdalene. Quindi mi stai dicendo che voi due sedete insieme allo stesso tavolo, arrabbiati e non vi parlate? Non sono un'indovina, ma a me sembra che vogliate essere amici, ma siate troppo testardi e vi prendiate troppo sul serio. Ah, è sveglia la signorina. Gnazio, non schierarti dalla sua parte. Mi dispiace, ma se ha ragione, ha ragione. Mi rifiuto di farmi invischiare in queste sciocchezze. Gli sciocchi qui siete sempre voi due. Perché non parlate un po'? Non sarà così grave, no, no, gli sciocchi qui siete sempre voi due. Stai diventando piuttosto noiosa con questa storia, Magdalene. Giusto, Baltas? Sì, abbastanza. Ecco, è già un buon inizio. Continuate così. Devi sempre averla vinta, vero? L'ho notato anch'io. Ah, la perfidia della giovinezza. Ti prego, vai a goderti la festa. Libera le nostre anime anziane dal tuo tormento. Magari dopo potremo ballare. Ma perché no? A più tardi, signori. Ok, abbiamo quindi parlato con tutte le persone qui dentro. Non penso si possa uscire da qui, esatto. Dobbiamo andare a parlare ancora con Jorg, allora. L'unica altra interazione che abbiamo qui. Ehi, Magdalene, scusa se ti disturbo durante il banchetto. Oh, ciao, Jorg. Hai bisogno di qualcosa? Beh, tutte le chiacchiere di prima sulla rivolta mi hanno fatto riflettere. Hai quasi finito l'affresco, vero? L'ultima volta che hai parlato con il consiglio hai detto che stavi lavorando la parte finale, il dipinto della rivolta. Non vorrei disturbarti durante i festeggiamenti, quello è il compito di Veronica. Dovrei completarlo a breve. Mi sono fatto raccontare la rivolta da diverse persone qui in città, così posso farmi un'idea migliore di come dipingerla. Ognuno ha un'idea diversa di cosa è successo quella notte, ma penso di aver finalmente deciso come voglio rappresentarla. Sì? Ok, come la rappresentiamo? Voglio onorare ciò per cui i contadini combatterono. Ritrarrò Otto che tiene un discorso con i soldati in lontananza.
È un'ottima scelta. Mostra gli eventi senza scendere troppo nei dettagli su, beh, su quello che è successo. Sono sicuro che piacerà a tutti. Klaus sarebbe orgoglioso del soggetto che hai scelto. Eva in particolare lo adorerà. Comunque ora ti lascio andare. Devi avere di meglio da fare, tra l'altro. Penso che Oz ti stesse cercando. Ah, ne sono sicura, come sempre. In realtà, credo che ora tornerò a casa. Ne ho abbastanza dei tentativi di corteggiamento di Oz e devo controllare come sta mio padre. Salutalo da parte nostra, d'accordo? Lo farò. Buonanotte, Jorga. Buonanotte, Magdalena. Ok, passano le ore. Immagino che lei quindi si teletrasporterà a casa. Vediamo. Ah, ok, no, dobbiamo tornare a casa. Ma torneremo a casa nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace se lo avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!